arrabbiato, preoccupato? Abbiamo famiglia, abbiamo mutui, abbiamo figli. La cassa integrazione non la vogliamo neanche, noi vogliamo solo lavorare. Lei da quanto tempo lavora qui? 17 anni. Cosa faceva? L'elettricista. Era uno stipendio? Era un buono stipendio? Decente, molto decente, sì. Era una vita diversa da quella che è adesso. Loro sono i lavoratori dell'ex Cementir, il grande cementificio di Taranto, un pezzo di industria oggi in disfacimento. Sono tutti in cassa integrazione straordinaria, ma nei piani dell'azienda c'è il licenziamento di 350 operai. Siamo bruciati. Dopo 40 anni di lavoro qua dentro, usciamo fuori. Giovani per andare in pensione e vecchi per lavorare. Il cementificio è arrivato qui mezzo secolo fa, con le grandi industrie sponsorizzate dallo Stato. La raffineria Shell, oggi di proprietà dell'ENI, l'ILVA, allora Italsider, e Cementir, che nel 1992 fu venduto al gruppo Caltagirone da un anno, è stato acquisito dalla multinazionale Heidelberg. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato questo epilogo proprio da un'azienda tedesca e quotata in borsa. Sono stabilimenti che hanno bisogno di essere riorganizzati, rivalutati, rilanciati. Mentre invece questa multinazionale ha acquisito ma non ha mai presentato un piano industriale, questa mi sembra di capire. Non ci hanno per nulla considerati. Ma allora perché l'ha acquisita? Si acquisisce molto spesso per chiuderli, quindi si chiude uno stabilimento ma si mantiene la quota di mercato. Sembra proprio che il tedesco sia arrivato, ti abbia comprato e poi ti tenga lì come un bene del quale non sa cosa farsene. Antonio lavora al cementificio da 15 anni. L'assenza di questo piano industriale ci spaventa, noi non sappiamo quale sarà il nostro futuro. Mi rendo conto che quello che sentivi dire, che quando ti tolgono il lavoro ti tolgono anche la dignità e un po' l'amor proprio, è vero. E dal governo cosa vi aspettate? Anche da questo governo ci sentiamo abbandonati. A avere solo un trattamento di assistenzialismo, che sono gli ulteriori 12 mesi di cassa integrazione, non ci porta da nessuna parte. Allora, questo è un...